per il quinto anno gli scozzesi hanno invaso Stato Melli, una grande festa che avrà anche probabilmente un grande futuro, forse diverso da quello di ora. Ma speriamo, è una festa molto amata, è una festa che richiede un grande impegno da parte di tutti gli abitanti di Stato Melli, da quelli che sono qui tutto l'anno, da quelli che sono in Scozia, però è una festa che suscita molto entusiasmo. Oggi è stata una giornata tra l'altro difficile con l'incendio che ha veramente minacciato quasi le case, ma c'è stata una volontà forte di tutti di comunque portare avanti la festa, e questo è un segno che speriamo possa avere un grande futuro. E c'è anche l'idea di una struttura stabile, speriamo davvero nel tempo di poter consolidare questa esperienza e riuscire a avere anche una casa per questa festa. Ecco, voi che avete il polso della situazione, non è che Bruxelles si metterà di traverso tra Stato Melli e la Scozia, o la Scozia uscirà dal Regno Unito ed entrerà in Europa? Ma l'anno scorso abbiamo avuto ospite Linda Fabiani, la deputata di origine stadomellese, e lei ci ha raccontato come in effetti la Scozia sia stata estremamente e sia ancora contraria alla Brexit, e quindi lo Scottish National Party scozzese ha promosso, sta promuovendo un nuovo referendum per di nuovo tentare l'uscita dalla Gran Bretagna e tornare in Europa. Quindi vediamo, davvero Stato Melli è famoso per il suo ponte sospeso, speriamo davvero che possa essere un ponte per il ritorno della Scozia in Europa e chissà anche di tutta la Gran Bretagna. Non c'è festa scozzese senza il fish and chips. Qual è il segreto di come si frigge? Perché è incredibile. Prima qualità di materiale, via, di roba prima qualità, e poi temperature è tutto. Come si fa a fare una frittura così buona? Proprio uno che volesse farla in casa. Il segreto è la temperatura. E quale deve essere? Quando pulire il pesce non è buono, ci vuole temperatura alta. In questi 3 giorni, sì, quanti chili di pesce avete fritto? Più o meno erano 80 scatole, da un 6,30 kg così ogni scatola, perciò insomma, siamo rimaste 2-3 scatole. Andati bene.